Buondì fioi, buonditose o buonasera fioi, buonasera tose, dipende da che ora guarderai il video. Commendemo, spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live, anche se è palesemente on demand. Cazzo, anche oggi it's fantastic. 9.630 iscritti, io vi adoro. Ringrazio tutti e tutte, nessuno escluso, ci mancherebbe altro, assolutamentissimamente. Allora, di cosa parlo oggi? Ma un argomento nuovo, no, no, purtroppo sotto certi versi. Comunque, vabbè, il mondo del calcio presenterà il protocollo al governo per ricominciare i campionati. Allora, per carità, allora, tutti i settori stanno cercando un attimino di ripigliarsi, di riprendersi, che poi si apro qui una parentesi, mi ci vuole un video da 180 minuti come minimo, e vabbè, restiamo nell'ambito sportivo calcistico. Ovviamente, appunto, stavo dicendo, la FIGC presenterà appunto il piano di ripartenza per far concludere il campionato. Ovviamente si parla solo di Serie A, e quindi tradotto in parole povere, della B, della C e dei dilettanti, chi se ne ciava? Cioè, anche questo è un po' tristino, non sbaglio? O sbaglio? Cioè, ditemelo voi. Comunque, questo piano prevede che dal 4 maggio ricomincino gli allenamenti, ovviamente con controlli a tappeto, fatte ai cosiddetti gruppi squadra, quindi ogni squadra dovrà formare proprio dei gruppi, ovviamente calciatori, staff, dirigenti e tutti coloro che, insomma, magazzinieri, tutte le figure che sono necessarie appunto per l'entourage, per formare appunto questo famigerato gruppo di lavoro. E chi è strutturato tipo Juventus, Milan, Inter, che hanno il proprio centro sportivo, adesso ne ho nominate alcune a caso, anche la Lazio ha il centro sportivo, insomma lo Tito lo ha pubblicizzato più di una volta, la Roma a Trigoria. Vabbè, insomma, sto dicendo, chi ha il proprio centro sportivo ovviamente dovrà sanificarlo, ok? E successivamente poi entreranno dentro questi luoghi di clausura, perché verranno trasformati veramente in luoghi di clausura, i gruppi, e da lì non potranno assolutamente spostarsi, per cui di conseguenza saranno una sorta di ritiri blindati, cioè c'è poco da fare. E tutto questo poi, ripeto, sotto continui controlli, continui monitoraggi del tutto, fino ad arrivare al data che è stata presunta, ovvero 29 maggio, dove dovrebbe ripartire il campionato. E l'ultima perla che ho sentito è che praticamente il dottor Riccardi, che è un membro dell'OMS, insomma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha suggerito addirittura di far giocare le squadre del nord al sud. E boh, cioè, non riesco a capire l'utilità che. A parte si creano problemi logistici, poi in linea di massima, se una squadra ha sanificato il proprio impianto, ha sanificato la propria struttura, dove appunto dovrà disputare le varie gare, non riesco a capire sto discorso di far giocare tutte le compagini al sud, perché poi, attenzione, attenzione, ma ci arrivo dopo. A questo punto qua io dico, se si voleva fare una cosa fatta bene, magari si sceglievano degli stadi standard e far giocare tutto in campo neutro, poteva essere un'idea. Partendo poi dal presupposto che io non sono assolutamente d'accordo sul fatto di ripartire e dopo vi spiegherò il perché. Chiaramente una mia opinione che può essere tranquillamente discussa, sbugiardata, potete commentarmi tranquillamente, ci mancherebbe altro. Ognuno ha le sue idee, è sempre stato un canale estremamente democratico il mio. E sempre lo sarà. Comunque,
Quindi, ok, fa svolgere tutto il torneo al sud e alla fine, ragazzi, gratta gratta sotto sotto, a parte il discorso dei diritti televisivi, poi comunque l'Italia e tutte le altre nazioni stanno un attimino drizzando le orecchiette verso la UEFA, che ha veramente urgenza di far finire i vari campionati nazionali per poi terminare le coppe europee, che poi tra l'altro in mezzo a sto marasma nessuno si sta cagando la Coppa Italia, apro e chiudo parentesi, e ovviamente si giocherà d'estate, e qui poi sto sentendo teorie disparate. Allora, vabbè, a parte orario notturno, dopo i meteorologi dicono che sarà un caldo talmente afoso che qualcuno magari, ecco, potrà rischiare oggettivamente la propria incolumità, questo insomma tra le righe viene detto, e poi c'è sempre comunque chi trova la soluzione a tutto, quando addirittura vengono proposti 4-5 cooling break a partita. Vabbè, il cooling break sarebbe, sì, il break, stoppano la partita magari a minuti prestabiliti o viene chiamato un time out, adesso non so come vogliono organizzarsi, e quindi di conseguenza poi le squadre si fermano, bevono, hanno il loro refrigerio e poi ricominciano a giocare. Vabbè, ognuno faccia quel cacchio che vuole, ma il nocciolo della questione secondo me si basa su tre punti. Allora, il primo: chi comunque ha contratto il coronavirus, e non lo sto dicendo io, ma lo sta dicendo gente con due palle così a livello medico, comunque ha delle cicatrici sia sul cuore che sui polmoni. Quindi ci sono dei giocatori che comunque, per quanto monitorati, per quanto non saranno più positivi, perché adesso non gliela sto tirando addosso, prima mi viene in mente Dybala, Otò, Rugani, che comunque hanno contratto il Covid, presenteranno sicuramente nel loro fisico cicatrici sui polmoni, sul cuore, e quindi si manda in campo un giocatore in queste condizioni. E poi, ripeto, il governo si sta... Poi uno mi dice, vabbè Stene, se hanno delle cicatrici al cuore lo terranno fermo, però ok, dico, che vengano fatti dei controlli, perché non è da sottovalutare questa cosa. Dopo uno fa un cocoon, fa un infarto in campo, non è la prima volta che succede, soprattutto d'estate, ok? Detto ciò, poi andiamo sul secondo punto, che a mio avviso è estremamente determinante, che il governo si assume una responsabilità grandissima. Perché nel momento in cui dà l'ok al protocollo che ha presentato la FIGC, la responsabilità cade anche sul governo. Quindi io, veramente, se parte il campionato, riparte anzi, mi auguro che vada tutto bene, e mi fermo qui con i miei commenti. E terzo, ma non meno importante, è che della B, della C e dei dilettanti non gliene strafrega un cazzo a nessuno. Io non sento assolutamente nulla che vada un attimino anche a limare, a cercare di salvaguardare tutta sta marea di calciatori che comunque non prendono assolutamente gli ingaggi dei giocatori di Serie A. E mi spiace poi soprattutto per la manovalanza, per coloro che lavorano dietro le quinte, i vari magazzinieri, autisti, allenatori, preparatori, cioè non so veramente, qua sembra che tutto ruoti attorno alla Serie A e che il resto sia fuffa, e questo onestamente mi dà enormemente fastidio. Poi mi direte anche voi la vostra, e quindi sarà anche bello aprire un dibattito, insomma, o comunque qualche piccolo così discussione, chiamiamola discussione, nel canale o anche personalmente, perché se qualcuno mi vuole contattare su Facebook, mi vuole telefonare, ormai i miei numeri ci sono. Bene Fioi, direi che per oggi è tutto, io continuerò sempre comunque a pubblicare anche i video a Marcordo, mi sto dando da fare per alleviare la quarantena, a tutti voi spero di riuscirci più che altro. Ringrazio enormemente poi
alcuni amici per gli attestati di stima e devo salutare il mitico Giovanni Pasqualini che mi manda sempre perle del Catania e quindi ci tenevo a salutarlo. Ovviamente non mi dimentico del miticissimo Damianone Longhi, www.damianolonghi.it, dal quale poi accedete direttamente alla sua pagina Facebook. Un grande abbraccio a tutto il gruppo Serie Chat Girone B, all'interno del quale condividerò questo video. E cosa dirvi, Fioi? Che mi congedo qui, per cui ve voglio bene, steme bene, e ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao a tutti e speriamo che non sbaglio la sigla per l'ennesima volta. Oh, se quella è giusta.